Ciao a tutti, buona domenica. Io sono pronta per andare a fare la spesa a Lidl. Sono mezzogiorno e mezzo circa. A quest'ora so che non c'è nessuno, quindi ho deciso di andare adesso. E niente, oggi una giornata bellissima. Non c'è l'afa. Dopo la burrasca di ieri, praticamente l'afa è sparita. Si sta benissimo, sembra di essere al mare. E quindi oggi penso proprio che andrò a fare un giro in centro e devo anche registrare dei video, quindi adesso mi organizzo un attimo la giornata. E niente, intanto vado a fare la spesa. Non ho fatto il vuoto alla spesa perché veramente era tardi, volevo fare da mangiare, però finalmente il mio frigo è bello pieno. Ho comprato, volevo farvi vedere, forse ve l'ho già fatta vedere altre volte, questa insalata qua di Lidl, la sottile, è buonissima perché contiene pan di zucchero, radicchio rosso e porro, tutto tagliato a filetti ed è veramente, veramente gustosa. Poi cosa vi volevo fare vedere? Sì, ho comprato le solite mozzarelle, queste e quelle senza lattosio. Un mini brie, questo spalmabile era in offerta, mi sembra, costava pochissimo. Questo qui di Mibona alle erbe, sì, questo con erbe aromatiche. Poi ho preso lo stracchino, un po' di affettati, che oggi ho fatto la piadina e vedete che ne è rimasto un pezzo. Ho trovato anche questi di Mibona, yogurt greco zero grassi, dunque la vaniglia l'ho preso e al caffè. Poi vabbè, tramezzini, cose che mangiano i miei figli e ah sì, volevo farvi vedere. Vabbè, qua ho preso dei booster piccolini per quando faccio l'insalata di riso, che c'era in super offerta questa porzione gigante da 1 chilo di lasagne alla bolognese. Quindi proveremo a farle. Ovviamente io queste non le posso mangiare e contengono anche il lattosio, però in frigo sempre mia figlia si è presa il Lactidigest, che è lattasi, praticamente ovviamente ha chiesto al medico, serve, siccome deve andare in ferie una settimana, se per caso sa che deve mangiare qualcosa con lattosio, una o due pastigliette di questo enzima, che è praticamente l'enzima che a lei manca, che è quello che serve per digerire il lattosio, che è la lattasi appunto, e così può mangiare. Ovviamente deve prediligere sempre un'alimentazione senza lattosio, però è un aiuto e quindi proveremo, stiamo facendo un po' di prove. Poi ho trovato anche questo qui di Salumeo, che avevo già preso, è un salume piccolino, un salamino tipo un salame Milano. E vabbè, dopo ho preso surgelati, altre cose che non sto qui a farvi vedere. Sto finalmente per uscire per andare in centro e spero che non piova perché è stato bello fino adesso. Ovviamente adesso che devo uscire si è nuvolato tutto, ma speriamo di no. Vi volevo far vedere l'outfit molto carino di Ecco oggi. qui, ho messo questo vestito che è semplicissimo. Va giù dritto così, con queste scarpettine e il calzino nero che col bordino rosa così richiama un po' il vestito. E a me piace tantissimo. L'avevo preso in super super sconto a 12 euro, mi pare, da Bershka, forse da Bershka, sì. Spero così di non patire il caldo perché è sbracciatissimo. i miei piedi. Tutti e due. Spero non piova perché si è nuvolato tutto, ma mi auguro di no. Adesso aspetto mia figlia, si è fermata. Vedete com'è? Vabbè, speriamo di no, dai. Stiamo andando in centro a piedi, tanto da casa nostra dista un quarto d'ora, 20 minuti, neanche così. Muoviamo un po' le chiappe e dopo vi faccio vedere qualche scorcio del nostro centro storico perché non so se lo sapete, ma Vicenza è un gioiellino. Ragazzi, sono andata da Yves Rocher perché avevo una cartolina. Ho fatto un super acquisto. Aprimi un manico per cortesia, grazie. Non vi faccio vedere nel dettaglio perché ho intenzione di fare un video haul, ma vi dico solo che ho speso 26 euro e ho preso un sacco di cosine interessanti.
siamo arrivati da DM finalmente. Mi sentito ovattata perché ovviamente ho la mascherina, perché qui nel corso principale c'è tanta gente, quindi bisogna metterla, ma adesso soprattutto che entriamo nel negozio. Questo è uno stand DM che mi fa impazzire perché ha tutte mini sites di creme, di deodoranti, rasoi in confezione singola. Vedete per esempio anche queste creme? Guardate che piccoline che sono. Poi come vedete dietro lì c'è la Nivea. Questa è l'acqua micellare di Garnier versione mini. È proprio ben fornito. Questa è Piazza Castello con il suo torrione là in fondo ed è posta all'inizio del viale principale, che è il nostro Corso Palladio che attraversa tutto il centro storico. Adesso, questo qui è un caffè storico, il Caffè Garibaldi, scendiamo in piazza, Piazza dei Signori, e questa è la meravigliosa Basilica Palladiana con la Torre dell'Orologio. Questa piazza qui alla sera è meravigliosa perché la basilica è tutta illuminata e dovreste vedere a Natale che spettacolo, bellissima. Guardate che palazzi storici. Lì nell'angolo dove aspettate a destra, dove poi adesso sventola la bandiera, lì per terra viene messo il gigante albero di Natale ogni anno. E questa è la fine della piazza, quindi la piazza vista dall'altra parte con le due colonne che la delimitano. Sono finalmente tornata a casa, sono morta, mortissima, perché tra aver camminato un sacco non sono più abituata a camminare così tanto. Ogni tanto caldo, poi dentro fuori dai negozi, mascherina, insomma, sono stanca. Comunque ho comprato un sacco di cose, avete visto da DM quanta roba hanno. Tra l'altro ho trovato lo shampoo, il Carbon Shampoo, che è uno shampoo purificante della cute che io trovo da Sirene Blu e costa esattamente un euro di meno da DM, hanno veramente dei buonissimi prezzi. Adesso vi faccio vedere velocemente, ma poi tutta questa roba la metterò in un video. Quindi da Yves Rocher ho comprato, perché avevo la cartolina, e mi hanno dato in omaggio questa borsa per le creme solari che è termica, quindi non le fa alterare, diciamo, e ho trovato delle belle occasioni perché ho potuto aggiungere per soli 6 euro mi pare due boccioni di bagnoschiuma, e questa è tutta la roba che ho preso invece da DM. Ne ho preso un po' di cosine interessanti, anche delle mini size per mia figlia che settimana prossima va al mare, io invece andrò sempre con lei ma in agosto, e quindi niente, tutte queste cose ve le farò vedere nel video haul. Lei si è presa anche un costume da bagno, io non ho trovato niente né da Calzedonia né da Tezenis. Vabbè, magari guarderò più avanti. E niente, io concludo qui il vlog, spero che vi sia piaciuto anche vedere gli scorci di Vicenza, del centro città, che è molto molto carina come città. E adesso metterò su qualcosa per cena, poi a letto presto perché domani mattina devo andare prestissimo, devo essere lì alle 8 in distretto sanitario a ritirare il libretto per celiaci che va da luglio a dicembre, perché ce li danno in due tranche. E contingentano gli appuntamenti e mi hanno dato questo appuntamento qua, oppure devo aspettare il 20 luglio, ma a me serve il libricino di luglio, insomma il buono intendo di luglio, e quindi andrò a letto prestissimo. E io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!